In questo numero del Salus TG. Passione ai tatuaggi, per il virologo epatite C in agguato se non si rispettano le regole igieniche. Sistema con telecamere in corsia promosso da esperti può aiutare a frenare la diffusione di infezioni ospedaliere. EMPAM, indennità più semplice per i medici convenzionati. Con l'arrivo della bella stagione, la pelle si scopre e riappaiono i tatuaggi. Una passione non priva di rischi. In particolare, se non si rispettano determinate precauzioni, c'è il pericolo di contrarre l'epatite C. A ricordarlo è Carlo Federico Perno, docente di Virologia dell'Università di Roma Tor Vergata, a margine di un incontro a Vienna per il Congresso internazionale sul fegato. Potersi fare dei tatuaggi in centri che abbiano in qualche maniera delle garanzie di sicurezza da un punto di vista di igiene diventa veramente importante. Centri che lo fanno abbastanza grossi sono sicuramente con garanzie maggiori che il lavoro venga fatto con aghi puliti, in un ambiente pulito e che quindi il rischio di trasmissione del virus sia molto più basso. Un grande fratello in corsia per verificare che medici e operatori sanitari seguono tutte le indicazioni nella pulizia delle mani durante le visite e le normali attività quotidiane. Evidenze scientifiche hanno infatti stabilito che il tasso di adesione a questa pratica raramente supera il 50%, eppure lavarsi accuratamente le mani è uno degli elementi centrali per proteggere il paziente dalla trasmissione crociata di microorganismi alla base delle infezioni ospedaliere. Lo ha verificato uno studio statunitense presentato a Copenaghen al congresso europeo ECMID. Più semplice ottenere l'indennità per l'inabilità temporanea al lavoro in caso di malattie o infortuni per i medici convenzionati con l'Empam. L'ente ha varato una procedura ridotta per i suoi iscritti. Il progetto, che riguarda medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale ed emergenza territoriale, prevede solo la compilazione della domanda scaricabile dal sito e l'invio all'ente insieme a una copia del documento di identità.